il nostro chiodo fisso, Nino. È la domanda che ti ha spinto fin qui. E tu la conosci come la conoscevo io. Manca la domanda, serve più domanda, abbiamo bisogno di più domanda, non vediamo più domanda. La mia domanda è: che cos'è questa domanda? E soprattutto, come si fa ad avere più domanda? Mi sono fatto questa domanda leggendo l'ultimo bollettino della Banca Centrale Europea, dove emerge sostanzialmente che il problema maggiore che le imprese riscontrano è proprio la mancanza di domanda. Leggiamo insieme. Nel 2016 l'indicatore di una domanda insufficiente è stato riportato da un terzo delle aziende che hanno risposto. Una mancanza di domanda che rimane l'impedimento, il singolo maggior impedimento per le imprese che operano nel mercato dei servizi. E quello che si può leggere ulteriormente all'interno del bollettino pubblicato dalla BCE è che proprio l'Italia è il paese in cui la risposta da parte delle imprese alla mancanza di domanda registra il valore più elevato. Come puoi vedere, la linea verde, sia pure in miglioramento negli ultimi anni, indica proprio il fattore di mancanza di domanda insufficiente, che viene indicato come problematica dalle aziende italiane. Quello che si vede è che l'Italia spicca rispetto a tutti gli altri paesi. Ma adesso la vera domanda è: come mai c'è così poca domanda e come si fa ad avere più domanda? Beh, uno dei fattori sicuramente riguarda la tassazione che viene imposta allo Stato e quanto lo Stato investe, quanto lo Stato spende all'interno della propria nazione. Se andiamo infatti a vedere i dati sul disavanzo pubblico, parentesi, il disavanzo pubblico o cosiddetto deficit rappresenta la differenza fra tutte le uscite dello Stato e le sue entrate. Se le uscite sono maggiori delle entrate, lo Stato sta registrando un disavanzo. A questo chiaramente corrisponde un maggior reddito a disposizione di cittadini e imprese. Va da sé infatti che se le tasse vengono aumentate e lo Stato incassa più entrate, le persone avranno meno reddito disponibile per spendere e quindi per domandare beni. E va da sé che se lo Stato investe o spende, crea maggiore reddito e quindi crea maggiore domanda. Se andiamo quindi a vedere i dati relativamente ai deficit dell'euroarea, dell'Italia e delle economie avanzate del mondo, che cosa vediamo? Quello che vediamo è che l'Italia, la linea blu e l'euroarea sono i paesi che hanno registrato minor disavanzi pubblici a partire dal 2007. Di converso, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito hanno registrato disavanzi più ampi. E se insieme a questo andiamo a vedere qual è stato l'andamento del tasso di disoccupazione in questi stessi paesi, che cosa notiamo? Che proprio Euroarea e Italia sono le zone, i paesi in cui si registra il tasso di disoccupazione maggiore, mentre proprio i paesi che hanno fatto più disavanzo e quindi hanno messo a disposizione dei propri cittadini più reddito e quindi più domanda, hanno registrato tassi di disoccupazione minori. Il Giappone è tornato addirittura sotto i livelli pre-crisi, cioè quelli del 2007. Stati Uniti e Regno Unito praticamente si stanno avvicinando a quell'obiettivo, che è però molto distante sia per l'Italia che per l'Eurozona. E quindi, se ti stai domandando, beh, ma perché fare questo tipo di cosa che chiaramente non aiuta la domanda? Beh, cazzo, bella domanda.